Buongiorno a tutti, siamo nella seconda giornata del Congresso Nazionale Forense che si è tenuto finalmente dopo tanto tempo e una seconda giornata è ancora quella del dibattito ed è un momento importante. Ritengo che sia stato importantissimo rifare un congresso. Il congresso è il momento del confronto dell'avvocatura istituzionale, associativa e quindi è un valore sempre aggiunto. Poi dopo questi anni difficili il fatto di tornare anche ad incontrarsi insieme, confrontarsi, ritengo estremamente positivo. Si è dibattuto sui contenuti cari all'avvocatura, alla giustizia e poi sottolineo, anche perché faccio il direttore all'Ordine degli Avvocati, è un elemento non secondario di momenti come questo, cioè che è quello del confronto anche fra gli ordini. Gli ordini hanno un ruolo fondamentale nel mondo della giustizia perché sono il collegamento fra l'avvocatura e il sistema giustizia, fra l'avvocatura e i cittadini e nel congresso è il momento nel quale ci si può incontrare e fare uno scambio di esperienze e di approfondimenti su quelle che sono le tematiche, le problematiche più importanti e che dobbiamo affrontare quotidianamente. Per questo servizio sussidiario alla giustizia, allo Stato che svolgono appunto gli ordini professionali come rappresentanza ma anche come servizio. Siamo in un congresso appunto straordinario per le condizioni, per tutto quanto, però visto che non è mancata appunto la possibilità di approfondire i temi fondamentali, con un confronto importantissimo con la ministra Cartabia che è stato sicuramente una fonte di importante confronto. E noi siamo venuti qua come Milano a portare la nostra esperienza, a raccontare quello che abbiamo fatto e anche attraverso nostre pubblicazioni, attraverso quello che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto quest'ultimo anno, e in particolar modo mi riferisco all'innovazione, alla digitalizzazione degli ordini, dell'avvocatura, del sistema giustizia, e questo è certamente un valore importante che l'avvocatura e gli ordini devono portare perché è un modo per riuscire a essere vicini ai cittadini, a essere vicini al sistema giustizia, a essere di supporto anche in condizioni appunto precarie come sono state quelle di quest'anno. Abbiamo portato anche tante appunto iniziative in tal senso che non sono mai mancate e che hanno avuto un'accelerazione ovviamente in questo periodo, ma che saranno un patrimonio comunque per sempre appunto nostro e che anzi diventeranno stabili, diventeranno il sistema anche di collegamento, seppur giustamente senza mancare a occasioni come questa invece di presenza. E la sfida grande appunto è che l'innovazione e la tecnologia siano al servizio del servizio giustizia e siano quindi uno strumento in più di aiuto, di facilitazione del lavoro e di vicinanza ai cittadini.